légèrement baveuse. Ragazzi, siamo ancora qua come sempre in cucina insieme. Oggi prepariamo un piatto unico. Avete presente quei piatti che sono un antipasto, un primo, un secondo, un contorno? Cioè, più ce n'è e più ne mettiamo. Allora, gli ingredienti sono per questo meraviglioso piatto, allora, una cipolla di Tropea. Dei meravigliosi pomodorini, guardate che roba, sono bellissimi. La famosissima rosa di Gorizia, un radicchio croccante. Avete presente quelli quando li mangi sgrunci, quella roba lì? Ecco, proprio quella roba lì. Poi abbiamo un po' di riccia, del basilico, delle uova, del salmone crudo, ok? Appena tagliato a carpaccio, quindi non affumicato. Poi abbiamo un po' di parmigiano e dell'erba cipollina. Poi, come sempre, le ricette, mettiamo dentro di tutto e di più. Allora, direi per prima cosa prepariamo la misticanza, l'insalata. Allora, l'insalata chiaramente l'ho lavata, prendo la bellissima rosa di Gorizia. Allora, quando trovate la rosa di Gorizia dal vostro fruttivendolo, prendetela perché vi verrò in mente. È un radicchio incredibile, incredibile, di una bontà esagerata. Lo facciamo a spicchi così, a piccoli tocchetti. Voilà, proprio così. Vi lasciamo anche questa parte bianca che è un po' leggermente amara, ma è il suo buono. Bene, poi prendo un po' di riccia, così, mettiamo qua dentro. Ecco, qui prendiamo questo interno, ok? Lo tolgo. Ci servirà dopo per fare la salsa. Allora, vediamo così, mettiamo qua. Tolgo una foglia. Io la cipolla la pulisco un po' così. Non la metto bagno perché quando decido di mangiare la cipolla mi piace sentire la cipolla. Se volete togliere un po' quella parte, diciamo, un po' acida, basta metterla a bagno con un po' di acqua gasata, la lasciamo a bagno una mezz'oretta, festa finita. Io in questo caso la metto così. Metto una foglia di basilico, posso mettere dentro così. E l'insalata è pronta. Il pomodorino lo vado a mettere tra un po'. Poi prendo il piatto qua, così metto a marinare il salmone, quindi olio extravergine d'oliva, prendo un po' di poivre, così, prendo il salmone, un bel carpaccio così, lo appoggio qua. Così. Bene, poi che cosa faccio? Ancora un po' di questo, prendo un po' di curcuma, eccola qua. Dopo che ho messo la curcuma, metto ancora un filino di olio, ma proprio appena appena un pelo, un pizzico di sale. Pizzico di sale qui così e lo metto da parte qua. Bene, a questo punto prendo una ciotola, metto le uova così, con le uova
piccola frustatina, un goccio di acqua perché rompo il bianco, rompo l'albume. Aggiungo un po' di erba cipollina. Voilà. Metto dentro. Poi aggiungo un po' di maggiorana. Un po' di cumino. Sale messo. Aggiungo un po' di pepe, del parmigiano reggiano, e facciamo una piccola frittata. Così. Piccola noce di burro, così, goccio di facciamo andare bene bene, la facciamo andare bene bene bene. Faccio così perché si deve cuocere un po' l'uovo, ma è cotta solo da una parte. State a vedere perché. Poi, intanto che la frittata viene pronta, prepariamo un piccolo intingolo che servirà così da condimento per la nostra insalata. Così, vedete? Vedete com'è bella? E le germotte beveuse. La frittata è pronta, adesso la appoggio qua da una parte. Poi preparo un piccolo intingolo che mi serve per condire il tutto. Prepariamo il condimento. Attenzione, allora, semi di finocchio. Lo appoggiamo qua da una parte. Dentro, poi prendo i pomodorini che avevo messo qua, eccoli qua, una lattina, taglio. Perfetti, olio extravergine d'oliva, un goccio di aceto bianco, un goccio di limone, così, ci siamo, sale, pepe, un goccio di tabasco, un po' piccante. Molto bene, siamo pronti. Mescolo tutto. E poi è arrivato il momento di impiattare. Il momento clou. Allora, la frittata, la vedete, è bavose. Così, leggermente cruda sopra. La faccio andare qua così. Perfetto, eccezionale, eccola qua. Poi prendiamo il salmone marinato. Attenzione, il salmone va messo sopra quando la frittata è ancora leggermente calda, così. Prendiamo l'insalata, la mischio, così, la appoggio.
Perfetto. Adesso prendiamo un po' di pomodorini, li mettiamo sopra così. Prendiamo il sughetto che è venuto fuori dal nostro condimento, lo mettiamo qua. Così. Ragazzi, grandissimo piatto. Questo è veramente un piatto unico, eccezionale. Una frittata con salmone marinato, misticanza di radicchio di Gorizia. Eccezionale. Allora non mi resta che dirvi una cosa. Buon appetito a tutti.